Avendo raggiunto velocemente i 20.000 like, andiamo oggi a vedere altri attori che hanno fatto cose incredibili per poter entrare nella parte del loro personaggio. Perché recitare non è così semplice come si possa immaginare. Salvate il soldato Ryan. In moltissimi conoscerete sicuramente questo film. La storia è ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale e parla del salvataggio di John Francis Ryan, soldato dato per disperso. Il film rappresenta la guerra in modo crudo e deciso, mostrando al pubblico un'intensità davvero unica. Proprio per questo alcuni attori hanno veramente partecipato a operazioni e nottate da guerra, specialmente il team che nel film doveva occuparsi del salvataggio di Ryan. Si sono accampati per mesi in mezzo ai boschi, sottoposti a esercizi fisici militari stancanti e hanno vissuto in condizioni molto estreme. Molti volevano mollare, ma Tom Hanks continuava a spronarli come un vero leader. Tutto questo serviva a rendere la cosa più vera, secondo Spielberg. Stranamente, Matt Damon non ha fatto nulla di tutto ciò. Il Joker di Jared Leto. Anche questa volta si parla di nuovo del nostro amico Joker. Per chi non lo sapesse, abbiamo fatto un video precedente dove elencavamo le qualità di Heath Ledger e il modo in cui lui è entrato a far parte del personaggio del Joker. Come già detto, recitare la parte di un personaggio così complesso non è semplice. La sua non è semplice pazzia, non sente soltanto le voci, ma usa anche la testa per capire quando queste voci hanno ragione. Un altro attore ad aver preso le redini di questo antagonista è Jared Leto. Jared Leto non voleva sfigurare davanti al Joker di Heath Ledger, per questo andò per misure estreme. Ogni volta che iniziava il suo turno di lavoro era sempre calato nel personaggio. Nemmeno durante le brevi pause per mangiare smetteva di essere il Joker. Addirittura si comportava in modo molto strano coi compagni, facendogli regali legati al loro personaggio o cose strambe senza senso. Questo rese molte persone abbastanza preoccupate, ma fortunatamente dopo l'uscita del film ha smesso e a quanto pare a molti è piaciuto il suo Joker. Tom Cruise e Collateral. Collateral è un film d'azione diretto da Michael Mann uscito nel 2004, ebbe un buon successo. Tom Cruise era stato scelto per fare l'assassino nel film, ma c'era un problema, non era mai riuscito a entrare come si deve nella parte di un sicario nell'ombra prima di allora. Infatti bisognava anche sapersi nascondere e non farsi riconoscere da nessuno. Difficile però che un uomo come Tom passi inosservato, così decise di lavorare come postino per la FedEx usando quindi i loro abbigliamenti. La cosa incredibile è che nessuno lo aveva riconosciuto, nemmeno dopo avergli parlato capivano che era lui. Mickey Rourke. È un ex pugile statunitense che ha un grande talento per la recita, tanto da aver avuto la parte del super cattivo in Iron Man 2. Ma per ottenere la parte ha fatto cose alquanto bizzarre, ma che l'hanno davvero aiutato a entrare nella parte. Ha imparato ad avere un accento del tutto slovacco e tutte le sue battute le ha memorizzate anche in russo. Ha visitato una prigione a Mosca per capire la pericolosità del luogo e conoscere alcuni carcerati. Per finire ha perfino pagato di tasca sua il dente d'oro e l'uccello addomesticato. Davvero un lavoro notevole. Chris Pratt. Guardiani della Galassia è un altro film della Marvel di grandissimo successo e piaciuto sia ai bambini che agli adulti. Ma in pochi sanno cosa veramente gli attori hanno dovuto fare per poter riuscire a entrare in una parte. Specialmente Chris Pratt, o meglio Peter Quill nel film. Per ottenere il fisico necessario a interpretare questo eroe non ha utilizzato nessuna computer grafica. In 6 mesi ha perso 20 kg guadagnando una massa muscolare da invidia. Infatti prima era molto grasso e fuori forma, ogni giorno ha fatto una dieta severa e disse che per uno come lui sembrava di essere all'inferno perché non era abituato a molti esercizi fisici e ogni sera tornava distrutto con le ossa a pezzi. Alla fine però l'impegno l'ha premiato come si deve, quindi non mollate ragazzi, potete farcela. Con questo concludiamo il video, grazie per aver guardato, mettete 20.000 mi piace per una terza parte e alla prossima gente!